del sapone, si era messa male. A un certo punto, credo siano stati bravi a rimanere, penso, sul pezzo, no? Beh, è un po' di tempo che si mette male nelle partite, soprattutto nei primi minuti. Non penso sia questione di approcci vari, perché è molto semplice parlare di un approccio sbagliato alla partita quando poi si è visto che la partita comunque era equilibrata, sono stati bravi loro a capitalizzare le occasioni non create, noi meno bravi a non andare in confusione subito dopo il primo gol. Io meno bravo a non fermare questa confusione possibile, quindi siamo andati sotto 3-0, così come nelle altre partite precedenti siamo andati anche sotto in casa, quindi è una situazione che si presenta di frequente, perché comunque passiamo un periodo in cui magari entrati in quel letto che io dicevo della sfiducia, poi è difficile uscire, perché è un letto caldo, quindi si sta bene, o meglio, per uscirne bisogna fare uno sforzo. Quindi lo sforzo poi, se come è stato nel secondo tempo, di rientrare in partita, se è ripagato poi da un risultato positivo, può dare stimolo in più. Secondo lei dove c'è stata la svolta del nostro club? Beh, già il 3-1 è stato un segnale, comunque ci ha permesso di rimanere attaccati a una partita che si era complicata in potenza estrema. Quindi il 3-1 fatto subito dopo il 3-0 negli ultimi secondi del primo tempo ci ha tenuti comunque in gioco e ha permesso a me di toccare il corte nello spogliatoio, magari nei giocatori, di farsene toccare, perché sennò era difficile per me entrare dentro di loro e per loro lasciare entrare. Grazie. Mister Basile, chiaramente l'analisi è completamente opposta. Grandissimo primo tempo, forse proprio quel gol nel finale ha cambiato qualcosina. Sì, ha cambiato tanto, perché comunque prendere un gol in quella maniera, soprattutto subirlo in quella maniera, fino a quando la Sapone ha fatto una grande giocata, però prendere un gol così, come anche il secondo gol, è chiaro che in questi momenti, in queste partite così equilibrate, poi alla fine lo paghi. Niente, abbiamo fatto, come hai detto tu, un primo tempo ottimo, ho fatto 3 gol, potevamo fare anche qualche gol in più, così come la Sapone poteva fare qualche gol il primo tempo. Però quel gol ha cambiato sicuramente l'inizio della partita, perché in quel momento stavamo, non dico dominando, ma andare a riposo 3-0 sarebbe stato sicuramente una spinta in più per poi riprendere quell'atteggiamento che noi avevamo avuto per tutto il primo tempo, perché stavamo avendo una difesa molto aggressiva a metà campo, questo ci permetteva comunque di avere un margine di 3 gol importante. Poi chiaramente anche il secondo gol, preso in maniera così banale, anche se è un eufemismo dire banale, è chiaro che poi, detto, queste partite dove si gioca sul filo, le paghi. Senza giudicare quelle sono state le decisioni del direttore di gara, anche se in occasione del secondo gol mi è sembrato che c'è stato proprio un difetto di nervosismo da parte di alcuni giocatori, perché praticamente si sono quasi tutti fermati. Sì, questo è chiaro che è un errore nostro, non so, io non ricordo benissimo, sicuramente qualcuno ha protestato. Questo è un errore che forse paghiamo anche perché ogni domenica, ogni sabato stiamo subendo qualche espulsione di troppo e soprattutto qualche ammonizione di troppo che poi pregiudica la prestazione del giocatore durante la gara. Perché anche il primo giallo di Avellino è un giallo che non, secondo me non ci sta, è chiaro che un giocatore come lui poi ne soffre durante tutta la partita, infatti poi alla fine sul 3-2... Quello è anche altro episodio che ha girato la partita, perché già eravamo accorto, Borca non riusciva a rientrare più in campo, perdere un altro giocatore diventava difficile. Ci abbiamo provato anche col portiere di movimento, non è stato bravo, però siamo, credo, contenti della prestazione che abbiamo fatto. Sapevamo che dovevamo gestire al meglio queste due partite prima della sosta, perché tanti giocatori hanno proprio bisogno di rifiatare, di riposare. Niente, siamo contenti della prestazione, purtroppo non del risultato, però ci possiamo rimproverare ben poco, al di là di qualche gol preso così, però lì ci si può lavorare poco dal punto di vista collettivo. Siamo da Mamarella, so che adesso scappate via, quanto pesa questo successo, soprattutto per come arriva? Sì, è pesantissimo, perché al primo tempo perdevamo per 3-0, poi è arrivato il gol col portiere di movimento, 3-1, che ci ha dato un po' di coraggio. Per la classifica, per noi è molto importante, perché
E adesso c'è un mese di sosta per l'Europeo e quindi possiamo lavorare bene per il proseguo del campionato. Tre punti importantissimi e vediamo cosa succede al ritorno del campionato. Forse il vostro meglio più grande è stato proprio crederci non appena aver subito il gol del 3-0, come avete subito realizzato il gol. Sì, sicuramente. Siamo rimasti in partita. E nello spogliatoio ci siamo detti che non andava bene come stavamo difendendo il primo tempo, abbiamo fatto degli errori, ma siamo rientrati e abbiamo messo la testa giù e abbiamo lavorato, abbiamo fatto anche un gol fortunoso di Sydney che era, diciamo, rocamboloso e quella è stata la chiave della partita. Grazie. Abbiamo battuto anche con Caio, abbiamo visto Marella quanto pesava questa vittoria, quanto invece vi dispiace aver perso, soprattutto dopo essere stati in vantaggio di 3 gol. Questa sconfitta veramente duole, è brutta perché il primo tempo siamo stati quasi perfetto fino a che abbiamo preso il 3-1, però dobbiamo lasciare questa partita fuori e pensare già nella prossima. Lo sappiamo tutti che abbiamo un mese di sosta, riflettiamo gli errori individuali e poi riprendiamo più forte ancora. Per quanto riguarda te, come stai? Come dirò in Palladina, come sta procedendo insomma la tua esperienza? Non ho parole, però sto bene, la città è buona, la società è buona, la squadra è buona e questa non c'ho più niente da dire, sto triste per la sconfitta, però felice di stare qua. Grazie mille. Ciao.